The Defense Forces are recruiting the next generation of cadets. We're looking for the best, and to recruit the best leaders, we too have to lead. That's why we lead the way with fully funded opportunities for education and training. We lead with skills you won't learn anywhere else. Skills that could be vital to future employers. And of course, we lead when it comes to being part of a team, developing character and resilience, and serving with pride. We lead, now you can too. Be more. Apply for Defence Forces cadetship at military.ie. Whether it's an epic documentary or the latest jungle adventure movie, get closer than ever to the natural world with immersive built-in sound designed by Bang & Olufsen with Dolby Atmos for a 360 cinematic experience. Nothing brings you closer than new Vodafone TV Play. Visit Vodafone.ie to find out more. Vodafone. Together we can. Subject to availability, limitations and terms apply. Subscription required. See vodafone.ie/terms. Some folks don't stop till they find the truth. June's Journey is a roaring 20s murder mystery hidden object game. Find your first clue by downloading June's Journey today. Available on Android or iOS devices and on PC through Facebook Games. Salute e salve e benvenuti a Per un pugno di barbari. Eh sì, ci siamo, è giunto infine il giorno in cui il libro, in versione cartacea e digitale, finirà finalmente su scaffali reali e virtuali. Non posso neanche dirvi per me quanto importante sia questo traguardo. Questo libro è frutto di un lungo sogno. La vita, fino a poco tempo fa, mi aveva portato altrove, ma spesso ho sognato ad occhi aperti di condividere un'appassionata lezione di storia con una classe di realisticamente volenterosi alunni. Cercavo di connettere nella mente i passaggi più complessi, le ragioni di fondo di una crisi, la storia appassionante di una battaglia. Volevo che sentissero la passione che io provavo per quell'epoca e quella storia. Più volte ho pensato di scrivere un libro, sempre fermandomi di fronte all'immensità del compito. Ho trovato la mia voce grazie al podcast, uno strumento moderno ma allo stesso tempo antichissimo, perché gli uomini hanno sempre amato tramandare le loro storie oralmente, spesso attorno ad un fuoco scoppiettante. Nell'ottobre del 2018 ho lanciato nell'etere Storia d'Italia, convinto che sarebbe stato un giocattolo ascoltato da pochi amici. Invece con il tempo sono andati crescendo gli ascoltatori affezionati che hanno iniziato a scrivermi per farmi sapere che quello che avevo prodotto era qualcosa di speciale e a cui erano affezionati. Con la loro fiducia, con i loro consigli ed incoraggiamenti ho trovato la forza di continuare a costruire la storia che volevo raccontare da anni. Mi era rimasta la curiosità di raccontare la prima grande crisi dell'impero romano e la sua inaspettata ripresa. Poter raccontare questa storia in un libro ha coronato davvero il sogno di una vita. Spero vorrete entrare con me nell'intricata e appassionante storia del terzo secolo. Per calarvi nell'epoca, vi leggerò un piccolo estratto del libro. All'inizio di ognuna delle quattro sezioni in cui è diviso c'è una piccola scena, che esula dalla narrazione storiografica e diventa invece un racconto breve per introdurvi nell'epoca. In questo caso siamo nel 260 e quella che sto per leggervi è la storia dell'ora più buia della crisi del terzo secolo. The Defense Forces are recruiting the next generation of cadets. We're looking for the best, and to recruit the best leaders, we too have to lead. That's why we lead the way with fully funded opportunities for education and training. We lead with skills you won't learn anywhere else. Skills that could be vital to future employers. And of course, we lead when it comes to being part of a team, developing character and resilience, and serving with pride. We lead, now you can too. Be more. Apply for Defence Forces cadetship at military.ie. Acast recommends podcasts we love. Hi, my name is Stephen O'Riordan, and I want to tell you about my new podcast, The Magdalens and I.
It takes a look back at some of the extraordinary women who spent their lives in Ireland's Magdalene laundries. We must tell the truth here. We were child slaves. Who gives these people, the church and state, the power to take people's lives? So join me every Monday to hear some incredible stories from the Magdalens and I. Acast is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now. La grande pianura assolata è ormai quasi silenziosa. Guardando sopra l'orizzonte si può ignorare il dramma che si è svolto sotto questo cielo terzo. Il sole scende tranquillamente a ovest, dietro le colline. La campagna è immobile, come se fosse stata realizzata da Dio così, per avere il grano che ondula lentamente al vento. Solo abbassando lo sguardo si possono notare i cadaveri sparsi nella pianura. Innumerevoli vedovi non vedranno più i loro mariti. Figli cresceranno senza padri. Ma la maggior parte non sarà dei nostri uomini, sussurra tra sé e sé il grande sovrano. Il re spinge il suo cavallo verso il centro della radura. I passi lenti del destriero incedono sull'erba. A ogni colpo pare che i suoi ospiti sentano rimbombare un suono assordante. Il cavallo si ferma di fronte al Cesare dei Romani. I suoi vestiti sono in ottimo stato. Deve aver avuto la possibilità di cambiarsi per l'occasione. Il re si guarda intorno. Riconosce il prefetto del pretorio. Vicino a lui ci sono alcuni senatori e poi i generali dell'imperatore. Gli abiti che indossano non hanno avuto la fortuna di quello del loro sovrano. Sono sporchi e alcuni laceri. Da giorni hanno patito le intemperie. Nessuno è a cavallo. Le loro bestie sono morte tempo fa. Il re li guarda dall'alto in basso, in posizione dominante. Un cenno e l'interprete al suo fianco. L'Augusto Valeriano è il primo a parlare. Grande re di Aranshar, la vittoria è tua, ma questa non è che un'armata dell'impero dei Romani. Altre verranno. Se lasciamo che la guerra continui, tutto l'Oriente brucerà. Non è però troppo tardi. Possiamo raggiungere certamente un accordo di pace che sia conveniente per entrambi. Chi si fa guidare dalla bramosia rischia di non conservare nulla. Al contrario, un accordo oggi può portare i nostri due imperi alla pace. Il re dei re si guarda intorno, rifiutando di rispondere. Un gesto delle dita e gli uomini della sua guardia personale circondano l'intera ambasceria dei Romani, lance e spade puntate in direzione dei pochi soldati che la difendono. I Romani sguainano le spade, ma l'imperatore fa cenno di riporle. Sembra rassegnato. «Questa è un'ambasciata!» prova a dire Valeriano. «Siamo venuti sotto la protezione degli dèi!» «Le mie condizioni erano chiare, Cesare. Ho chiesto la resa, non una trattativa, e ora siete tutti prigionieri!» risponde il re, attendendo che il traduttore faccia il suo lavoro. «L'intera vostra armata è stata catturata. Voi non siete degli ambasciatori, ma i capi di un esercito che ha abbandonato le armi. Vi arrenderete o morirete!» Valeriano fa un passo verso il cavallo e guarda in alto verso il re. «Mio figlio è imperatore a Roma. Se non tornerò, vorrà vendicarmi. Dovrà farlo. Ma se tu ci lasci liberi, potrai fare il tuo prezzo e noi lo pagheremo. Avrai sempre la riconoscenza di entrambi. E di Roma?» Shapur avvicina il suo cavallo fino a che le narici della bestia sono quasi a contatto con il viso dell'imperatore, che non indietreggia. «Augusto Valeriano, voi e i vostri uomini siete ora proprietà dell'Iran. Vi condurremo dove vorremo e lavorerete per la maggior gloria del nostro Stato. Questa terra è appartenuta ai nostri padri, prima che il Macedone distruggesse il nostro impero. Ora voi romani ce la restituirete, così come la Macedonia ha eclissato l'antica Persia dei nostri antenati. E come Roma ha conquistato la Macedonia, così noi iraniani oggi sopravanziamo voi romani. Rimanderemo il vostro impero in Occidente e dovrete pregare gli dèi che non ci venga in mente un giorno di venirvi a trovare anche lì.»
poi i suoi uomini costrinsero l'orgoglioso Cesare a prostrarsi di fronte al suo superiore. Eccolo, un orgoglioso imperatore di Roma che si china di fronte a lui, Shahanshah, re dei re, sovrano di Eranshar. Ma ora questo titolo non basta più. Shapur non era più il sovrano solo del territorio dell'Iran. No, da oggi si sarebbe fregiato di un nuovo titolo. Shahanshah Iran Uddaneran, re dei re degli iraniani e dei non iraniani. Shapur indugia per assaporare il momento e vedere l'orrore negli occhi dei suoi prigionieri, poi volta il cavallo per tornare al suo accampamento. Sulla via di ritorno pensa suo padre Ardashir. Aveva speso tutta la vita a costruire un impero per gli iraniani. Ora Shapur è sul punto di raggiungere il sogno che il padre non aveva potuto realizzare: riportare sotto il suo dominio la Siria, la Cilicia, la Lidia, la Palestina e l'Egitto. Soprattutto quest'ultimo, con il suo grande fiume, le piramidi e le immense ricchezze di quella terra ricca e fertile. Shapur guarda verso sud-ovest, verso la terra del Nilo. Un giorno sarà sua. Nessuna armata romana si frappone più tra lui e la riconquista dell'impero dei suoi avi. Questa è la sua ora. Spero vi sia piaciuta questa piccola introduzione e vi sia venuta voglia di leggere il libro. Potete ovviamente acquistarlo in ogni libreria italiana e online. Troverete alcuni link nella descrizione dell'episodio. Quanto a me, vi aspetto per la puntata 83 lunedì prossimo, oppure vi aspetto in alcune pagine di un libro, quello che preferite. Grazie di cuore per il sostegno che tu mi hai dato in questi anni. Sì, parlo con te. Lo so che lo hai fatto. Ancora grazie e alla prossima puntata. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. The Defense Forces are recruiting the next generation of cadets. We're looking for the best, and to recruit the best leaders, we too have to lead. That's why we lead the way with fully funded opportunities for education and training. We lead with skills you won't learn anywhere else, skills that could be vital to future employers. And of course, we lead when it comes to being part of a team, developing character and resilience, and serving with pride. We lead, now you can too. Be more. Apply for Defence Forces cadetship at military.ie. Marketers and business owners, you've been pining after a certain someone. Your job's on the line, you're desperate for them to like you back. Here's a word of advice from me. Talking is hot. Just you and them, finally alone, like the two of us right now. Maybe under the duvet or at the back of the bus. Headphones on, one-on-one. Podcast advertising is proven to be one of the best ways to catch their attention. So surprise them while they're tuned in, while the moment's right. Say a line or two that really gets them going. Next time, if you want to win over your special someone and build some brand love, experiment with something new. Just talk to them. Advertise on more than 100,000 podcast shows with Acast.
head to go.acast.com/closer to get started.